Ragazze, benvenute in un nuovo video. Questo qui, anche se in ritardo, è il video sui preferiti del mese, sempre in collaborazione con la mia amica Fede ed Eri Bruno qui su YouTube. Vi lascio come sempre giù nell'info box il link al canale di Fede dove potete trovare tutti i video in collaborazione con me. Prima di iniziare, però, volevo parlarvi di due aziende cinesi con cui ho collaborato. Mi hanno spedito dei prodottini, mi sono sempre scordata di farveli vedere. Inizio con la promossa, i promossi, diciamo, ed è l'azienda OASAP che trovate il link giù, nell'info box. Vi faccio vedere cosa ho preso con una gift card del valore di 35 dollari. C'è da fare una piccola premessa: questo sito OASAP, pur essendo un sito cinese, non è un sito molto più caro rispetto a Semidress, cioè gli accessori sono fatti anche meglio a livello di qualità rispetto a quelli di Semidress, però co una cosa che ho notato è che ci sono gli stessi, diciamo, accessori, lo stesso modello di accessorio su questo sito qua ha un prezzo, su Semidress ha un prezzo molto molto più basso. È abbastanza caretto come sito. Infatti, nonostante il fatto, cioè, mi avessero dato 35 dollari di gift card, ho preso davvero pochissimo. Se invece, insomma, su Semidress avevo una gift card di 35 dollari, uno si poteva comprare, per dirvi, mezzo sito. Comunque, non mi voglio perdere in chiacchiere, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso questo anello fighissimo, secondo me, con due ali, fatto con diciamo, queste due ali d'angelo. Vedete? È bellissimo, secondo me, fa un effetto stupendo, davvero stupendo. Mi va un pochettino largo, però io ci metto un anellino per bloccarlo. Ed è questo, davvero stupendo. Molto molto bello secondo me. Il prezzo non vi so dire, vi lascerò giù il link dei vari prodottini di OASAP che ho scelto ed è, insomma, il primo è questo anello qua. Per coordinare questo anello ho scelto questa collana stupenda, sempre con queste due ali d'angelo, è dorata. Porta, diciamo, queste catenelle, viene messa in questo modo ed è perfetta anche per abbinarla, diciamo, alle camicie, sia di jeans o altre camicie, insomma, che le mettete da sotto al collettino. Comunque è davvero bellissima, fa un effetto stupenda e non si è neanche annerita, nonostante il fatto ci ho messo su il profumo, quindi davvero la qualità è davvero buona di questi accessori qui, insomma. Fatta davvero bene, vedete? È tutta intagliata, molto molto bella. Non mi ricordo i prezzi, vi ripeto, perché li ho ricevuti un mese fa quasi. E una cosa importante, praticamente OASAP consegna in queste bustine di plastica scrause qui. Ho dovuto firmare quando ho ricevuto il pacco, però ogni prodotto che vedete era all'interno di una scatola di cartone con il pluriball. Quindi davvero un imballaggio perfetto. Infatti non mi è arrivato tutto integro, tutto perfetto, davvero. Senza parole, un imballaggio con i controcoglioni, devo dire la verità, molto molto meglio di Semidress, devo dire, vi devo dire la verità. Poi ho preso questo braccialettino qui, che è fatto tipo catena, e all'estremità porta questi fiori, e si abbottona praticamente con questo gancettino qua. Va all'interno di questa pietra blu, se riesco, perché le unghie non mi permettono di fare un niente. Comunque, vedete, va infilato in questo modo e si aggancia. E questo è il braccialetto. Vedete che bello? Molto molto bello, è fatto davvero bene. Non mi ha perso pietrine, non mi ha perso nulla, davvero un ottimo, ottimo prodotto, è molto molto carino, sinceramente molto particolare. Qui da me non li ho visti fatti in questo modo e se li ho visti costano una sassata. Poi
Poi, come ultimo prodottino, il più economico, perché questi qui costavano pochi dollari, erano questi orecchini con i camei. Vedete? L'unico difetto è che praticamente il cameo uno è dritto e l'altro è storto. Però poco importa, voglio dire, per quello che costano, tipo un dollaro e qualcosa, perché mi serviva, diciamo, per finire la gift card, un prodotto che costasse poco meno di 2 dollari. E quindi ho preso questi orecchini, che sono molto carini. Cioè, fanno un bel effetto. Sono luminosi perché portano dei brillantini. Comunque, molto, molto carini. Poi, e questo è OASAP. Vi lascio giù nell'info box il sito di OASAP, tutti i prodotti che ho scelto io per vederli, insomma, meglio dal loro sito e, insomma, vedere anche questo sito qua se non lo conoscete, non avete mai sentito parlare, ma è difficile. L'unica pecca, secondo me, di questo sito è che è un pochettino caretto. Poi, un altro sito che vi sconsiglio come la peste bubonica è Marto of China. Praticamente, questi prodotti qui li ho ordinati tipo un mese e mezzo fa e li ho ricevuti dopo un'eternità, quasi 2 mesi, in questa confezioncina qua, cioè una busta di plastica fetecchiosa, come potete vedere. Tutto sto pappagallo di carte, cartoccelle, cartine. E praticamente che cosa è successo? Mi sono arrivati i due anelli che praticamente avevo scelto. Allora, il primo è questo. Questo è un altro sito che secondo me modifica i prodotti che ha con Photoshop. Perché avevo visto questo anello qui, ora me lo metto anche se è tutto storto perché mi è arrivato uno schifo. Praticamente porta tipo le piume di pavone, vedete? È plastica questa parte qua e porta tipo questo cameo fatto con le piume di pavone. Diciamo, non è granché, devo dire la verità, cioè rispetto a come l'hanno mostrato sul sito, è davvero, vedete? Mi è arrivato in queste condizioni merdose. È l'unico, diciamo, che si salva, perché l'altro mi è arrivato proprio rotto. Ah, forse così lo vedete meglio, non lo so. Comunque, questo è l'anello, diciamo, non è brutto, però ti aspetti di meglio dal sito, insomma, da come lo vedi sul sito, ti aspetti un prodotto migliore. Pagato davvero pochissimo, per carità, però, cioè, oh, Semidress non mi è mai arrivato nulla di rotto, e se mi è arrivato con una pietra, due pietrine mancanti. Questo mi è arrivato in 1000 pezzi, ora vi faccio vedere. 3 anni per aspettare, per arrivare, cioè no. E l'ultimo anello che non saprei manco come farvelo vedere perché è rotto, infatti lo butterò. Praticamente, vedete, questo qualità schifosa, proprio schifosa, cioè rottame, veramente rottame. E questo era praticamente l'anello, era con l'ala. Con questi brillantini qua, che sul sito sembrava molto molto più bella. Quando l'ho visto sono rimasta tipo sconvolta perché davvero è una merdaccia. E come vedete mi è arrivato rotto, pieno zeppo di sta carta, praticamente imballaggio pessimo, davvero pessimo. Mi è arrivato tutto rotto, questo qua tutto storzellato, ho detto, bah. Comunque sconsigliatissimo Marto of China, è un sito davvero pessimo. Ma non perché mi è arrivata rotta la roba, allora dico, ah, il sito fa schifo. Ha un servizio scarsissimo di spedizioni, cioè spedizioni 7-25 giorni non è vero nulla, vi arriva dopo un mese e mezzo e vi arriva pure rotta, insomma, la roba non esiste proprio, la qualità è pessima. E secondo me, vi ripeto, modifica anche le foto con Photoshop dei prodotti per farli sembrare più belli, quando in realtà fanno schifo. Bene, adesso passiamo ai preferiti di questo mese. Già sono 9 minuti e 35 di video. Allora, vi faccio vedere velocemente per la base cosa ho utilizzato. Sono sempre loro. Ho utilizzato di più questo mese la BB Cream di Garnier, che non sto qui a dirvene altre perché
Ve ne ho parlato fino a vomitare, lo stesso vale per il fondo della VC, il Tiny Ideal. Se volete vedere l'applicazione di questo sito, vi lascio giù nell'info box il link dove vi parlo di questo fondo, di questo sito, di questo fondo con l'applicazione. Simona sta dando i numeri. Poi, sempre per la base, vi faccio vedere due prodottini che ho utilizzato tantissimo. Allora, parto col farvi vedere la cipria di Glossip, anche di questa ve ne ho dette di ogni, ed è la 04 Golden Sunset, che fa parte del mio progetto smaltimento prodotti. E come vedete si sta allargando sempre di più il buchino e sono troppo troppo contenta. Poi sto amando alla follia il Fit Me di Maybelline, quando ho scoperto che al banchetto magico non c'era, per farne scorta sono rimasta di merda. Spero che Salvatore me lo riporta perché è un correttore davvero bellissimo. Ve ne ho parlato fino a vomitare anche di questo, è un correttore coprente, illuminante, però è coprente a seconda dell'occhiaia che voi avete. Se avete un'occhiaia più pronunciata, vi consiglio prima di utilizzare un correttore aranciato, un correttore bello coprente in cialda al limite, e sopra per illuminare ci mettete questo qui. E state a posto, io utilizzo solo questo, mi copre, mi illumina, ma perché non ho un'occhiaia molto pronunciata. Poi, per quanto riguarda gli occhi, allora vi faccio vedere sempre lui, l'eyeliner di La Splash Cosmetics, che si può dire l'ho utilizzato tutto il mese, mi piace tantissimo, è questo che indosso e lo adoro, è bellissimo davvero. E purtroppo non vi dico né il numero né niente, ma perché volevo comprarmi delle cose da questo sito, però purtroppo la spedizione per l'Italia non è contemplata lontanamente. E poi, sempre per quanto riguarda gli occhi, vi mostro il pigmento, questo qui prestato della Liol, che è l'Eyeshadow Glitter L11 Gold della linea Dollish Eyeshadow. Oddio. Ed è questo qui, cioè luce allo stato puro. Davvero stupendo, stupendo. L'ho utilizzato davvero tanto, sia per i trucchi di tutti i giorni che per il trucco che ho fatto per andare al matrimonio. Ha una resa fantastica, si fissa benissimo, non fa il full out con tutti i brillantini giù. Ottimo, ottimo, ottimo. Ed è questo qui con questo packaging strafigo. Troppo troppo bello. Poi, sempre per quanto riguarda gli ombretti, questo mese ho utilizzato moltissimo la Garden of Eden di Sleek. Ve la faccio vedere, anche se già diciamo ve l'ho mostrata negli altri video. Ed è questa qui. Si nota che l'ho utilizzata abbastanza, devo dire la verità, ma mi piace molto come palette e l'ho voluta insomma utilizzare un pochettino più spesso perché mi piace perché mi permette di ricreare dei look davvero molto molto carini e ha dei colori davvero particolari, secondo me. Poi, per quanto riguarda i blush, questo mese ho utilizzato moltissimo questi due blushini qui. Uno è della collection ed è quello che mi vedete su ed è il Fard Compatto il numero 7 ed è questo bellissimo color malva. Cioè, l'effetto praticamente, raga, è questo. È molto molto bello, secondo me. Seppure è un colore invernale, cioè io non le, mi piace anche in estate, voglio dire, in primavera, che stagione stiamo mo. Mi piace davvero tantissimo, è bello, non lo so, dà un tocco particolare al make-up per il colore. E non è banale, ecco. Vedete, è un bellissimo mauve, troppo troppo bello. Ed è lo 07 della collection. Poi un altro blush leggermente diciamo più semplice è questo qui di Revlon, che non si vede, ma ho scavato abbastanza. Forse così si vede. Prima questo era bombato. Vedete, l'ho utilizzato davvero tantissimo.
Ed è questo rosa malva con delle perle. Vedete che bell'effetto glow. È davvero bellissimo. Cioè, non si vede sbocciato. Cioè, lo dovete vedere. Ah, non si vede. Questa luce lo fa vedere, viva. È molto, molto particolare come colore. È un rosa con delle perlescenze pesca. È molto, molto bello. Fa parte della linea Color Stay Mineral Blush ed è lo 020 Petal. E l'ho preso al banchetto magico questo qui, però penso che lo potete trovare anche, insomma, negli stand di Revlon. Secondo, raga, che mi pulisco. In questo mese qui ho utilizzato spessissimo le ciglia finte e quindi ho utilizzato molto molto spesso lei, la colla per ciglia finte della Peggy Sage che stra-adoro e ringrazio Carmela del canale Non Fashion and Beauty che me l'ha fatta conoscere perché è davvero il top di colla. Cioè, sono stata tutta la giornata con le ciglia finte su, non mi si è staccata i lati, cioè è davvero cemento sta colla, è fantastica, raga. Ve la straconsiglio e costa solo 3,90 euro. E la fa sia nera come la mia, che trasparente, che bianca. Cioè, non si vede, ma è della Peggy Sage. Così si vede. E poi, per ultimi, ma non per importanza, vi faccio vedere questa combo che ho utilizzato tanto. Ed è la matita della Zovi, la numero 20, che sarebbe una matita occhi, ma io utilizzo per le labbra. Ed è di questo viola, così. Questo è il viola. E su ci metto il numero 56 di Shaka, il Purple Rock. Sì. Che è questo viola particolarissimo, stupendo. E l'effetto è davvero bellissimo, fidatevi. L'ho utilizzato tanto in questo mese, questa combo, e quindi l'ho voluta inserire in questo video. E nulla, ragazze, questi sono stati i miei preferiti del mese. Vi ho fatto vedere qualche prodottino che mi avevano mandato questi siti e che ancora non vi avevo mostrato per recensirveli. E nulla, io vi mando un bacione, mando un bacione a Federica. E ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!